intenso, memorabile e professionale. Non ci sono altre parole per descrivere il concerto di Anna Caterina Antonacci con l'Accademia degli Astrusi all'Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma. Musica e composizioni vocali sono state alla base della sera del 14 gennaio 2012, il tutto eseguito grazie ad un'unione artistica di altissima qualità, la quale ha permesso di elencare gli aggettivi prima esposti. Il repertorio esclusivamente devoto al periodo barocco, spaziando dalle composizioni di Arcangelo Corelli fino alle cantate di Barbara Strozzi, includendo tanti altri artisti. Con l'occasione abbiamo incontrato la soprano Anna Caterina Antonacci, la quale ci ha illustrato la componente fondamentale alla base della sua collaborazione con l'Accademia degli Astrusi. Devo dire che con gli Astrusi, che invece sono molto fantasiosi e non sono esclusivamente degli specialisti della musica barocca, ma spaziano come repertorio un po' nel resto del repertorio, mi trovo molto bene, perché riusciamo a così veramente così un po' a esaudire i nostri desideri, a realizzare le nostre idee. Fiore all'occhiello del concerto è stato il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi, sulla cui interpretazione e uso della voce l'Antonacci ci ha descritto il suo punto di vista. Ma io per il combattimento di Tancredi e Clorinda penso sempre, e ho sempre pensato, in effetti l'evoluzione poi c'è stata indubbiamente nella mia interpretazione, sicuramente è cambiata dall'inizio ad adesso, però io l'ho sempre visto e continuo a vederlo come un racconto. E quindi è un racconto, perciò è una rappresentazione teatrale, ma di qualcosa che viene raccontato. È qualcuno che veramente ha a cuore di tramandare una storia che racconta di gesta eroiche, per non farle dimenticare, perché non vengano, non cadano nell'oblio, nell'oscurità. E quindi c'è questo entusiasmo nel voler tramandare alle nuove generazioni. E quindi ed è sempre così che l'ho visto. Diciamo che l'unica problema vocale è quello di non forzare la voce, perché in effetti è talmente appassionante lo scritto, il racconto, il testo, che viene proprio da un po' delle volte da affossarsi, da sforzarsi. Quindi, però l'idea fondamentale è quella del racconto. C'è quindi la possibilità che una cantante utilizzi tracce vocali dei personaggi del proprio repertorio? Trovo che tutti questi personaggi sono tutti un po' fanno un po' parte tutti della storia dell'interprete, no? Cioè, siamo noi stessi che troviamo delle inflessioni che ci riportano, che ci ricordano questo o quell'altro personaggio, quindi tutti i personaggi hanno una fondo comune, anche se sono diversissimi. Quindi chi è Anna Caterina Antonacci? Ce lo dice un suo grandissimo fan. Secondo me non si può definire Anna Caterina Antonacci solo una cantante, solo un'attrice o solo una personalità teatrale, perché veramente lei le riassume e riesce a compendiarle tutte e tre in un'unica grande personalità, perché veramente non c'è interpretazione in cui non ci sia stato del teatro. Ecco, lei è veramente, se uno deve riassumere, deve esprimere cos'è il teatro musicale, si può sicuramente definire Anna Caterina Antonacci.